Fettuccine alla papalina, un piatto della tradizione romana meno popolare della carbonara, dalla quale deriva, ma altrettanto gustoso. Un piatto creato su richiesta del Papa Pio XII, il quale desiderava una versione più leggera e sofisticata della carbonara stessa. L'idea del cuoco fu quella di sostituire il guanciale con del prosciutto crudo. Questo è un prosciutto di Norcia, tra parentesi. C'è del burro, una cipolla per il soffrittino, il parmigiano al posto del pecorino, l'altra variante. Ovviamente le uova e le nostre belle fettuccine fatte a mano. Non ci sono piselli né panna, due elementi spuri che, ahimè, anche a Roma talvolta fanno capolino in questo piatto. Ma noi restiamo fedeli all'originale e non li mettiamo. Ok, allora iniziamo facendo il bel soffrittino di cipolla al quale poi aggiungeremo il nostro prosciutto. Via! La nostra bella cipolla. Ok, adesso facciamo l'altra metà. Pronta! Ok, e passiamo al nostro prosciutto di Norcia. Iniziamo con una fetta, vediamo quanto ne viene e poi casomai facciamo anche un qualcosina in più. Guardate quanto è bello, c'è appena appena di grasso, la dimensione è quella giusta per questo piatto, mezzo centimetro, anche qualcosa di più. Una fettina di queste saranno circa 100-120 grammi l'una, più o meno. Via, facciamo un taglio a listarelle. Le facciamo più o meno della stessa larghezza, ma insomma un po' di variazione fa bene. Utilizzate sempre un tagliere morbido, così che preserva la lama dei vostri coltelli. Assaggiamolo pure. Sarà anche una bistecca, ma è fantastico. Questi adesso li taglio in tre parti. Uno e due. Più o meno è la stessa dimensione delle listarelle che usiamo di guanciale quando facciamo la nostra carbonara. Quindi andiamo avanti, facciamo il resto. È buono. Ma sì, facciamolo tutto, due etti. La facciamo ricca, sempre ricca, qui a piatto. Scordatevi tutto questo ben di Dio quando andate al ristorante. A malapena arriveranno a 20-30 grammi a testa, però noi qui ci trattiamo bene. Ok, abbiamo messo l'acqua a bollire e adesso prepariamo il battuto di uova, simile a quello che prepariamo per la carbonara. Mettiamo un tuorlo a persona più un uovo intero per la padella, noi facciamo sempre così. Con i nostri bei bianchi ci facciamo una meringa che fa tanto bene. E poi un uovo intero. Ale, eccolo qua. E adesso iniziamo a unire il tutto. Non abbiate paura di usare il bianco, non è un nemico, la conalbumina del bianco serve a creare un battuto molto vellutato. Nell'insieme però ricordiamoci che la coagulazione di questo composto inizierà ad una temperatura di più o meno 63 gradi, forse 64. La coagulazione, tuttavia, è sempre un processo che avviene per gradi e abbiamo un assoluto controllo, quindi decidiamo noi quanto farlo coagulare, ovvero quanto rendere densa la nostra cremina quando è in padella. Un piccolo segreto: se aggiungiamo il sale, e noi lo dobbiamo aggiungere in ogni caso, aumenteremo la temperatura minima alla quale il nostro battuto inizierà a coagularsi. Il sale
alza quella temperatura, lo zucchero l'abbassa, 2 gradi in più o in meno li cambia. Mettiamo il pepe. Ok, pepe. Ecco qua, a posto. Poi magari una spolverata alla fine sul piatto ce la mettiamo comunque. Ok, aggiungiamo il parmigiano. Tutto dentro. Ecco qui, a questo poi aggiungeremo un po' d'acqua di cottura, lo renderà vellutato, leggermente più liquido, è pronto poi per essere inserito in una pasta. E adesso facciamo il nostro soffrittino di cipolla. Burro. Questa era nata anche come ricetta più leggera rispetto alla carbonara, ma ovviamente non lo è, perché il burro sostituisce il grasso del guanciale praticamente, perciò sarà anche più nobile e aristocratica, ma di certo non è più leggera. Cipolla. Che profumo. Ecco, mettiamo un goccettino d'acqua perché la facciamo stufare più che soffriggere questa cipolla. La facciamo andare così, fiamma media. Appena questa si ritira, mettiamo dentro il prosciutto. Ecco, ci siamo, la cipolla è pronta. Adesso mettiamo il prosciutto e mettiamo le fettuccine a bollire. 2-3 minuti, queste sono fresche, fanno subito, e finiamo quindi poi il piatto. Buonissimo. Sì. Lo facciamo cuocere, non per renderlo croccante come faremmo con il guanciale, solo per cuocerlo e amalgamare tutti i sapori fra di loro. Aggiungiamo un pochettino di sale alla pasta, non troppo perché c'è il prosciutto, sennò poi roviniamo tutto. Ecco qua, si è imbiondito, è pronto, questo è pronto. Adesso appena arriva la pasta finiamo tutto, e mentre la pasta cuoce noi finiamo il nostro battuto aggiungendo un mestolo o anche un mestolo scarso di acqua di cottura, che eleverà la temperatura, renderà tutto questo composto veramente vellutato e faciliterà poi l'incorporazione con tutto il resto. Vedete che bello? Guardate che bello. Ok, assaggiamo le nostre fettuccine, vediamo se sono pronte. Pronte! L'ultimo minutino glielo faccio fare in padella in ogni caso. Ok, ci siamo. Assembliamo tutto. Ecco la nostra bella fettuccina. Un po' d'acqua ce la portiamo appresso. Si fa l'ultimo minutino qui, insieme al resto. Che profumo! È fantastica! Ok, ci siamo. Adesso mettiamo l'uovo e mantechiamo tutto. Ci siamo, questa è pronta, si impiatta. Che bella. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Che dite, la facciamo abbondante? Caro Papa Pio XII, io penso che la tua richiesta sia stata esaudita. Questo è un piatto veramente sfizioso. E via, in bocca. È delizioso, è veramente uno sfizio. Guardate, provate a fare questa qualche volta, anche solo per variare dalla carbonara, perché veramente non metteteci piselli e panna. Buono.